should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. I'd leave it all, all for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Iniziata questa settima giornata in Serie C che vede affrontarsi i ragazzi dell'Alleluia contro i Boyacá Chicó. Folto pubblico da ambo le parti a sostenere i propri giovani questa domenica mattina. Sono contro uno con Cappiello. Tranchese conclude, pallone che rimane lì lungo, non trova lo specchio. Grande occasione per i Boyacá Chicó. Tranchese 3 contro 3 per i Boyacá Chicó. Tranchese va da solo, Valle Fuoco lo lascia lì. Bladi ancora bravissimo, Valle Fuoco due volte mantenere il toto sullo 0-0. Amato dall'altra parte, prova a ripartire come un trauma, una conclusione. Stiamo vedendo davvero due bravi portieri all'opera quest'oggi. Se il punteggio è ancora sullo 0-0, poi Mazio gioca vicino per Ranieri, l'1-2, Mazio al limite, la finta, Mazio si accentra, destro, palo e autogol clamoroso di Longo, sfortunatissimo a trovarsi sulla carambola, sul palo. Non poteva farci nulla qui, davvero sfortunati il Boyacá Chicó. Mazio recupera la palla, poi riesce con un po' di fortuna a venire avanti, poi la conclusione di Allocca. Gargiulo salva, il padre già stava esultando qui. Di Domenico, addio, va largo da Bladì che ha spazio, c'è Tranchese che chiama il pallone, c'è anche Longo tutto solo, servito Longo a spazio, devi seguire. Longo, la conclusione deviata, sarà calcio d'angolo. Mario, devi tornare. Vediamo il Napoli col boccone in bocca e poi si torna. Via. Pallone allargato per Ranieri, esce Gargiulo, palla che rimane lì e poi Mazio spedisce dentro la rete del raddoppio dell'Alleluia. Gol facile facile, il lavoro sporco l'ha fatto Ranieri. Arrivato il 2-0 proprio allo scadere del primo tempo. Si complica la partita per i Boyacá Chicó. Addio le finte. Tranchese riceve palla. Tranchese la gran botta, pallone sul fondo, si chiude qua il primo tempo sul punteggio di 2-0 in favore dell'Alleluia. Iniziato il secondo tempo di questo match tra Boyacá Chicó e Alleluia, questi ultimi in vantaggio per 2-0. Nel primo tempo sono stati protagonisti due portieri che con grandi interventi hanno mantenuto il risultato in parità per la maggior parte del match. Buona. Longo prova ad andare, Longo il destro sul primo palo, Valle Fuoco attentissimo. Rimessa in gioco. Uno, due. Longo scarica vicino per Tranchese, Tranchese le finte, prova ad andare in mezzo agli avversari, ci riesce, Tranchese ancora col tacco, ferma tutto Ranieri. Tranchese con l'esterno, colpo di reni di Valle Fuoco che alza la traiettoria oltre la traversa. Mario! Tranchese ha spazio per prendere la mira e calciare! Super Valle Fuoco e poi sulla ribattuta! Longo non trova lo specchio della porta, altra grande occasione per il Boyacá Chicó. Conclusione di Ranieri e grandissima risposta di Gargiulo che con la mano di richiamo leva il pallone dall'incrocio dei pali. Addio, addio, se ne va due volte, resiste addio, poi la finta salta all'Occa che torna su di lui. Addio poi scarica fuori per Tranchese che prende la mira e Valle Fuoco para anche questa.
paradone di Valle Fuoco, l'ennesimo della sua partita. Longo cerca questa grandissima giocata, che gol di Longo! Dal nulla si inventa questa rovesciata. La rete del 2-1, sorpreso qui Valle Fuoco, che non si aspettava questa giocata. Riaperto il match con un lampo improvviso, 2-1. Ora non riesce a tenere il pallone in campo. Salta Mazio, salta anche Messere, vada solo Longo. Break a metà campo, Longo ancora, salta Cappiello, poi lascia Tranchese. Tranchese conclude, pallone fuori, illusione ottica del gol. Bladì però gli taglia la strada e recupera palla, con un numero lo salta, se ne va Bladì, Bladì verso il fondo, Bladì, la conclusione, che gol di Gabriele Bladì, il pareggio del Boyaga Chico con una rete bellissima di Bladì. Si è fatto tutto il campo da solo e poi ha trovato un diagonale velenosissimo che ha trafitto Valle Fuoco e il cuore, l'orgoglio. Tranchese la mette giù, attaccato da Locca. Tranchese, il pallone per Longo, la rete della 3-2, super rimonta dei Boyaga Chico, un pallone geniale inventato da Tranchese. E Longo trafigge per la terza volta Valle Fuoco, che era apparso insuperabile fin qui. E adesso il punteggio sorride ai bianchi, 3-2. Si sono addormentati gli alleluia in questo secondo tempo. Mazio, le finte, rientra sul destro, giro! E Gargiulo, l'ennesima parata della sua partita, la toglie dall'angolino. Bladì, fermato. Mazio ancora, al limite dell'area, le finte su Addeo, che non gli concede un centimetro, lo ferma, poi arriva Amato, gran botta in due. Valle Fuoco la mette forte dentro, libera Di Domenico, Mazio ultimo uomo. Finisce qui al termine di una partita veramente bellissima. I tre punti vanno ai Boyaga Chico, che vincono 4-3. Siamo qui con Gargiulo, il migliore in campo di questo match, che sui Boyaga Chico hanno vinto per 4-3 al termine di una partita davvero bellissima, sentitissima, ma soprattutto tirata, equilibrata. Le due parate sono valse questa medaglia. Allora, senti, una partita, come abbiamo detto, combattutissima. Siete stati sotto per la maggior parte della partita, voi avete vinto una squadra con grande carattere e avete avuto una rimonta davvero splendida. Al di là dei gol, però, fondamentali sono state le tue parate, hai tenuto i tuoi a galla proprio fino al momento della rimonta. Diciamo, sei il valore aggiunto di questi Boyaga Chico. Diciamo che sono una riserva, perché davanti a me c'è un altro portiere, però al momento il bisogno di va benissimo. E la dedica? La dedico a tutti i compagni di squadra, anche a Fabio. Ah, ecco, ecco, va benissimo. Chi ci ha accompagnato tutti quanti. Facci i complimenti per le tue parate e in bocca al lupo. Se lo stava dimenticando, io l'ho messo alla prova.